Questo è il mio nuovo ondulante, è un ondulante di NFM, una ditta completamente italiana, ma prima di essere un ondulante era un bidone del latte, e non sto scherzando. Quindi oggi sono qui per parlarvene, per farvelo sentire, per spiegarvi perché un bidone del latte, non un bidone qualsiasi, il bidone giusto del latte, suona da paura, e quindi vi parlo di questo mio nuovo ondulante che vedrete in questo video e vedrete di qui in avanti anche in molti altri video. Quindi, prima cosa, mando subito la sigla e poi stai zitto. Adesso ve ne parlo. Piccola parentesi velocissima per dirvi che oggi finiscono gli sconti del 20% sui miei corsi Gassu Drums, e dato che poi i corsi non saranno più acquistabili per alcuni mesi, ho deciso di riattivare solamente per oggi lo sconto extra del 10% in più. Quindi ancora per oggi e basta, avete lo sconto del 20% più lo sconto del 10% su tutto quello che volete acquistare, ovviamente, dei miei corsi. Link qui sotto. Quindi, per prima cosa voglio ringraziare NFM per avermi mandato questo ondulante, quindi grazie mille Paolo e Fausto per avermelo mandato e soprattutto per avermi sopportato, perché per arrivare a questo ondulante qua io ne ho provati un po', devo dire, perché NFM fa ondulanti di metallo principalmente in varie linee, quindi dal bronzo all'alluminio al ferro, fa un sacco di ondulanti in vari metalli, finché a un certo punto gli ho detto: ok, allora, sono fighi i rullanti, perché sono molto belli, ma io vorrei qualcosa di diverso, vorrei qualcosa ovviamente di artigianale, perché tanto questi sono rullanti artigianali, ma vorrei qualcosa di particolare, che non sia il solito rullante e che abbia un po' di storia, un po' di vissuto. Già non mi interessa di avere un rullante nuovo, e loro mi hanno detto: allora, ti facciamo un rullante nuovo ma che sia già vissuto, quindi che sia già vecchio. Quindi in realtà questo rullante ha 50 anni, perché come vi ho detto è un rullante creato tramite un barile del latte, e infatti in realtà la figata è che si vede, magari no, ve lo faccio con un b-roll che secondo me è più bello, quindi in questo momento vedete il rullante che gira, vedete tutte le varie ammaccature che sono vere di questo rullante. Questo è un rullante in alluminio e zinco, un pochino di zinco anche, una lega di alluminio e zinco, lo zinco serve praticamente per renderlo più resistente, più solido nel senso anche l'alluminio è solido, però lo rende più potente. Spessore 2,7 mm con, se volete le cose un po' più tecniche, con la bearing edge, cioè l'angolatura a 45 gradi, e con lo snare bed di 2 mm. Quindi questo è sicuramente un rullante molto leggero, per prima cosa, molto leggero e soprattutto molto versatile. Incominciate a sentirlo da solo, senza canzone. Quindi, allora, come funziona? Come si fa un rullante da un barile del latte? Allora, per prima cosa vi dico che il barile è stato fatto a fusione, quindi questo è un cast. Un cast è un fusto senza alcuna saldatura. Infatti, se lo guardate, non ha nessuna saldatura. A me piace un sacco il fatto che sia un po' ammaccato, ve l'ho già detto, ma ve lo dico perché mi piace tantissimo questa cosa. Mi sa proprio di vissuto e di una storia, cavoli. Mi piace tantissimo questa cosa. Praticamente per lavorarlo viene preso il barile, viene tagliato, questo è 14x6,5, e poi viene incominciato a far girare tutto a mano, perché è fatto tutto a mano in Italia, e levigato in modo tale da farlo venire proprio perfettamente liscio. Se c'è qualche minima
qualche minimo bollo eccetera viene tirato in modo tale che sia tutto perfettamente liscio, ed è veramente perfettamente liscio e perfettamente rotondo. Ha un po' di chicche questo rullante, devo dire. Perché, per quanto riguarda gli hardware, sono degli hardware standard. In realtà poi NFM, volendo, fa anche gli hardware, quindi oltre a fare i rullanti a mano, fa anche hardware proprio loro, quindi tutta la questione blocchetti, viti, tendicordiera, cose eccetera, fa tutto, quindi potete avere veramente un rullante completamente made in Italy. La chicca veramente pazzesca sta nella sordina interna, perché io gli ho chiesto di mettere sordina interna, perché poi ovviamente potete, essendo un rullante artigianale, avere anche delle richieste. Mi ha messo una sordina interna e poi Paolo mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ho deciso di metterti 1000 lire sulla sordina interna. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che ti ho messo veramente 1000 lire. E sta roba, questa cosa qua che state vedendo in questo momento, è una figata pazzesca, perché è una chicca, non serve a nulla per quanto riguarda il suono, ma da vedere è veramente una bomba, anche perché poi come colorazione è perfettamente identica al rullante, quindi ci sta da paura. Bravo Paolo, grande per questa idea che hai avuto, le 1000 lire sono mondiali. E quindi questo è il rullante, facciamo così, ve lo faccio sentire, vi faccio sentire la sordina interna, ve la faccio sentire bene, così da capire in tre posizioni, cioè senza sordina interna, con un po' di sordina interna e con tanta sordina interna, come suona questo rullante. Ovviamente, adesso lo poso perché fa casino, probabilmente avete sentito casino per tutta la prima metà del video perché avevo il rullante così con la cordiera attaccata, ma non fa niente, abbiate pazienza, mi sono dimenticato di lasciarla a terra, ma lo volevo in mano perché vabbè. Questione accordature. Allora, questa è una cosa su cui io rompo le scatole. Volevo un rullante versatile, nel senso da poter utilizzare con una accordatura medio alta come avete sentito finora. In realtà volevo un rullante anche che fosse accordabile basso, quindi dopo un po' di prove anche qua l'ho trovato, il rullante perfetto per essere accordato basso è sempre questo qua, super versatile devo dire. Sentite qua. Allora, la cosa che mi è piaciuta è che non c'è bisogno di una grande sordinatura, anche accordato basso, devo dire assolutamente semplice da accordare, e in più con la questione di questi cerchi qua che sono molto particolari, sono dei cerchi senza fori in pratica, belli... sono dei cerchi dritti in pratica che girano tutto intorno al rullante, con le viti che si agganciano in questo modo. Per prima cosa avevo paura che le viti dessero fastidio, essendo agganciate in questo modo mentre si suonava. In realtà non danno fastidio, si sentono sì, ma danno problemi quando si suona. Ho fatto un bel po' di prove, l'ho suonato un bel po' questo rullante e devo dire che non danno alcun problema. La cosa che mi piace di questi cerchi, non so se è sensazione mia o no, ma comunque ve lo dico, è che diano molto più attacco
a quello che stiamo suonando, cioè molto più attacco a zullante in generale, sia ad accordature alte sia ad accordature basse come in questo caso. Infine, anche qua, volendo, come vi ho detto, la questione sordinatura, in realtà non ce n'è troppo bisogno di sordinarlo, ma anche in questo caso voglio farvi sentire come si comporta con le varie, lo metto di nuovo giù, allora lo tengo sempre in mano, come si comporta con le varie sordinature, sempre tre: senza sordinatura, sordinatura media e sordinatura massima. Ovviamente, non so se lo sapete, ma la, giusto per dirvelo, la sordina interna funziona che voi girate questa cosa e dentro c'è un feltrino che pian pianino fa tic e va a toccare sempre di più la pelle, quindi ovviamente potete sordinarlo come volete. Mi piace questa cosa della sordina interna, mi piace molto di più rispetto a Mungel, cose varie, perché e non abbiamo bisogno di attaccare niente, ce l'abbiamo già lì e possiamo decidere quanta sordinatura avere. Comunque, facciamo questa prova. Ho anche sputato. Vabbè, facciamo la prova. Quindi, ragazzi, io sono curioso in realtà di sapere cosa ne pensate di questo zullante. Vi sto facendo così perché dovete scrivermelo nei commenti. Sotto in descrizione avete anche il link di NFM per avere tutte le informazioni su questo zullante, che è il zullante Graal, si chiama così, e anche tutte le informazioni sugli altri zullanti, su tutti i vari metalli, su tutto quanto. Vi chiedo di dirmi cosa ne pensate di questo zullante e soprattutto cosa ne pensate di quest'idea di fare un zullante da un bidone del latte, che appunto, detto così, probabilmente all'inizio vi avrà fatto storgere un po' il naso e l'ha fatto storgere anche a me in realtà, ma poi sentito, provato, suonato, boh, devo dire che è molto bello. In più, non so se l'ho detto, forse sì, ma fa niente, ve lo dico, è super leggero questo zullante, quindi trasportabilità voto infinito e molto bello, devo dire, mi è piaciuto molto, sono contento di aver scelto questo zullante alla fine, perché veramente mi piace tantissimo e so che non c'entra niente con la questione del suono, ma a me sta finitura piace un sacco. Questa cosa del zullante un po' vissuto, anche se è un zullante nuovo, comunque un fusto che ha una storia, che ha 50-60 anni, oh, a me piace tantissimo, mi piace tantissimo, veramente una figata. Quindi grazie ancora NFM, ripeto, Paolo e Fausto, per avermi sopportato, lo ripeto, perché veramente non è stato semplice, sono stato un rompiscatole a livelli assurdi, perché appunto è un zullante che comunque terrò e userò tantissimo, quindi grazie mille veramente. Io vi ricordo che sotto in descrizione trovate anche il link al mio sito Gastube Drums, perché oggi, solo per oggi, c'è lo sconto del 20% più 10% su tutti i miei corsi Gastube. Quindi con questo ancora grazie a NFM e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo zullante. Ciao.